Margherita che vuole mettere, diciamo, l'occhio su una determinata criticità per questi giovani. Sì, è un incontro molto importante, come tutte le tematiche che noi intendiamo affrontare con i nostri ragazzi e per i nostri ragazzi. Una tematica molto attuale, se vogliamo, il fenomeno dell'abuso sui minori ma anche sugli adolescenti. La scuola, come si sa, è un osservatorio privilegiato che consente a noi operatori della scuola di osservare la realtà che molto spesso ci viene consegnata anche dai nostri ragazzi. Non per questo e non solo per questo, il nostro intendimento è di favorire in loro la capacità, attraverso un'analisi fattoriale di tutti i fenomeni interconnessi con questo elemento, o meglio questo terribile fenomeno dell'abuso sui minori e sugli adolescenti, per creare in loro una consapevolezza, per renderli partecipi di realtà che sono presenti ma dalle quali ci si può proteggere. Solo riconoscendo chi ci aggredisce, l'aggressore, solo riconoscendo quali sono i meccanismi che possono proteggerli da situazioni molto critiche e molto precarie, consente ai ragazzi di formare quell'area della personalità, del sé, che aiuta tutti loro ad analizzare il concetto di rispetto, che se si vuole per sé lo si deve dare e offrire all'altrui parte, ma nel creare un'analisi di casi reali e la testimonianza di persone importanti, quale il colonnello Pirmarini, che sarà qui stamattina con noi, il NOT, la professoressa Russo, la dottoressa Russo, che si occuperà appunto di questo fenomeno che loro hanno nella scaletta di formazione ASL 2 di Salerno, e il D'Andria, che si occupa appunto del Tribunale del Minore, il dottor D'Andria, tutti insieme e con l'assessore alla pubblica istruzione analizzeremo ciascuno per la propria parte questo aspetto, offrendo un quadro, un ventaglio significativo ai nostri ragazzi. Noi speriamo che loro riflettano, questo è importante per noi. Che tipo di approccio devono avere questi ragazzi? È un approccio sistematico, la testimonianza di un sistema che si occupa di loro attraverso i vari segmenti appunto di cui tratta il fenomeno è una testimonianza reale, quindi il miglior contributo ci viene da loro che trattano quotidianamente questi aspetti, incanalando ciascuno per la propria parte questi fenomeni in sentieri di vita più accettabili e attraverso un recupero che ci si augura sempre più migliore per i nostri ragazzi e anche per le famiglie che talvolta vanno aiutate tantissimo. Importante appunto ai ragazzi. Sì, è un progetto davvero importante ma soprattutto necessario, perché sappiamo purtroppo che viviamo quella che non è più un'emergenza ormai, perché una violenza quotidiana, una violenza che si esplica davvero in tutti i campi, in tutti i settori, a cominciare dalla scuola, la famiglia, la strada, e non risparmia veramente nessuno. Stiamo assistendo veramente a degli episodi sconcertanti e io penso che davvero la scuola abbia un compito importantissimo. Il liceo Regina Margherita assolve a questo compito, non da quest'anno, devo dire una grande attenzione, ma una grande attenzione da tutta la scuola salernitana, a cominciare dalla scuola dell'infanzia, perché io sono convinta che è da lì che bisogna cominciare, proprio dai bambini più piccoli, tant'è che noi come assessorato alla pubblica istruzione è da anni che affianchiamo le scuole con dei progetti sull'affettività, sulla relazionalità, e l'anno scorso ancora una volta siamo partiti rivolgendoci alle scuole primarie di primo grado, oltre che alle scuole dell'infanzia, mandando nelle scuole psicologi e sociologi per affiancare il lavoro delicato
delicatissimo degli insegnanti e anche a volte dei genitori, per cui davvero un grande ringraziamento, un incoraggiamento a tutti i ragazzi in modo particolare che sanno che insomma, portano avanti questo progetto, porteranno avanti questo progetto in collaborazione con le istituzioni, perché questo è il metodo migliore, la prevenzione ma anche la repressione. Abbiamo spiegato la tematica importante di questo progetto, ma come si articolerà? Il progetto si articolerà, i ragazzi seguiranno nel giro di 2 mesi un percorso esperienziale con il Comando Provinciale dei Carabinieri e con il NOT, il Nucleo Operativo Territoriale contro il Maltrattamento e l'Abuso della ASL. Quindi incontreranno questi esperti e la metodologia sarà quella di apprendimento in situazione, in modo che i ragazzi possano rendersi conto di quali sono le dinamiche, soprattutto relazionali, che devono svilupparsi affinché i ragazzi possano avere un loro equilibrio più forte, possano sentirsi tutelati e protetti e possano riuscire a trovare quella loro identità per poter distinguere chi è la vera nonna e chi è il vero lupo, perché il nostro progetto è questo. Noi come scuola vogliamo difendere i nostri ragazzi, informarli affinché il lupo deve rimanere nelle favole e non deve essere, il bambino se lo può trovare vicino in ogni momento della vita.